al sistema della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. E quindi esiste un, diciamo, un meccanismo che la Corte nel decidere, nel bilanciare tra due diritti o tra un diritto e una libertà, utilizza, utilizzando dei criteri che sono prestabiliti, diciamo, dalla giurisprudenza, che sono la proporzionalità dell'ingerenza, la necessità, insomma, una serie di criteri che vanno utilizzati caso per caso. Però, volendo, possiamo fare qui, insomma, è un tema enorme. Io sto parlando, ma qui ci sono esperti, c'è più di me, ecco, dell'avvocato Caio. Riprenderemo il tema. È vero che è un tema che interessa tantissimo l'ordine, Sì, insomma, gli avvocati. certo. Direi anche tutte le persone di buona volontà, visto che siamo ancora in tema natalizio. Bene. Esatto, io ho questa preoccupazione, scusate se scendo più terra terra, di non riuscire a mandare il link qui del video. Allora, ottimizza condivisione a schermo per videoclip. Tanto segnalo a tutti che la diretta Facebook è iniziata, mi segnalano. Quindi lasciate che mentre Paola tu fai la verifica, io saluti e ringrazio anche Francesco Martone e Francesca Caprini che vedo collegati. Li ringrazio per la disponibilità. Ecco, grazie, buongiorno. Vedo il Grazie a salvaschermo voi. di Francesco Martone, una bellissima Land Rover Defender che io ho avuto e non ce l'ho più, mi sanguina il cuore. Va bene, scusate lo scherzo, ma ci vuole all'inizio. Abbiamo messo un anno a rimetterla a posto, ora funziona. Verrò a trovare e a fare un giro, va bene. Se siete d'accordo, allora, visto che abbiamo già diverse persone collegate con noi, più di 300, e sappiamo che l'incontro è anche visibile attraverso il canale YouTube del CNF e attraverso anche la pagina Facebook della Commissione Diritti Umani dell'Ordine di Milano. Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto. Faccio solo una breve, inizio brevemente solo comunicando a tutti che purtroppo il presidente Nardo non ha potuto essere presente poiché chiamato fuori Milano per motivi professionali, ma questo purtroppo a noi, insomma, non fa troppa tristezza perché abbiamo con noi Nadia Germanà, che è segretaria del Consiglio dell'Ordine, che ci porterà il saluto del Consiglio. Segnalo inoltre che la relazione, il saluto introduttivo della Presidente Maria Masi, voi sapete, neoeletta Presidente, primo Presidente donna del CNF, non si terrà all'inizio, ma anche lì per un problema di coordinamento, la Presidente Masi interverrà nella seconda parte del nostro incontro formulando una specie di chiusura, diciamo, delle riflessioni conclusive. Il volante lo lasciamo in mano all'Avvocato Paola Regina, che farà da moderatore. Ringrazio sin da adesso tutti i relatori che ci hanno dato la disponibilità per questo incontro, tutti voi che ci state ascoltando e quindi Nadia, se vuoi iniziare tu, ti ringrazio. Sì, buongiorno a tutti. Appunto, intervengo al posto del presidente, che ovviamente saluta e si scusa, come diceva Massimo. Volevo semplicemente fare un discorso, diciamo, introduttivo molto breve per non togliere spazio a questo importante momento condensato nella tempistica. Però mi piaceva riflettere con voi sul fatto che ci troviamo sostanzialmente a pochi giorni dall'inaugurazione dell'anno giudiziario e quello che abbiamo avuto modo di verificare è una continua domanda che viene proposta sul funzionamento del sistema giustizia e sulle criticità che sono state evidenziate nelle diverse cerimonie in tutta Italia. Domanda di giustizia e capacità di dare risposta che costituiscono i pilastri del sistema democratico. Dalla parte la domanda di giustizia deve essere garantita a tutti, quindi attraverso un sistema di accesso immediato ed efficace, però anche la risposta deve essere effettiva e trasparente. È chiaro che di fronte a queste due posizioni il ruolo dell'avvocato è fondamentale per dar voce a chi reclama la tutela dei diritti e per vederseli riconoscere.
La domanda di fondo quindi è ancora una volta il quale è il ruolo dell'avvocato, un avvocato che svolge appunto la sua funzione non più semplicemente non solo nelle aule di giustizia, ma che va al di là, quindi si avvicina al corpo sociale e alle sue diverse rappresentazioni. Ho anche letto un articolo proprio di oggi su questo tema. Gli avvocati quindi sono chiamati a rappresentare interessi diversificati. L'Ordine di Milano, devo dire che è consapevole di questa necessità e necessità di guardare al di là, quindi dei propri confini, e proprio per contribuire alle evoluzioni sociali e culturali anche a livello internazionale. Oggi ovviamente celebriamo la Giornata Mondiale dell'Avvocato in Pericolo per ricordare a tutti, ma soprattutto a noi stessi, il ruolo che gli avvocati svolgono senza limitazioni né territoriali né culturali, ma con una funzione che deve essere appunto garantita anche e soprattutto dove la difesa dei diritti umani è più dura e contrastata. Quindi è chiaro che il nostro ordine, proprio in quest'ottica di uscire dalle mura del perimetro del palazzo, ha colto con grande piacere la possibilità di organizzare tramite la nostra commissione rapporti internazionali e al nostro referente appunto Massimo Audisio questo incontro col CNF e con l'OIAD, e che ci vede impegnati fianco a fianco alla tutela dei colleghi la cui libertà è compressa talora appunto violata. Quindi lascio, come ho detto, spazio a questo interessantissimo convegno, ringrazio tutti i relatori e ringrazio però anche i partecipanti che consentono di dare anche un senso a questi eventi e queste occasioni di confronto. Quindi vi saluto e saluto anche i colleghi poi della Columbia che saranno appunto collegati e auguro a tutti un buon lavoro. Io poi tolgo la telecamera ma vi ascolto. Grazie, grazie Nadia. Grazie molte. Allora, prima di dare la parola a Paola, che come dicevamo è la nostra moderatrice oggi, vorrei solo ricordare, fare con voi una minima riflessione su un tema che è banale e scontato, però secondo me è sempre meglio ricordarcelo, perché ogni tanto viene fatto di chiedersi perché oggi pomeriggio alle 2:30 dobbiamo occuparci degli avvocati della Colombia. È un perché in realtà esiste. Tutto sommato noi abbiamo la fortuna di vivere in un paese tranquillo, passatemi il termine, benestante, passatemi il termine, nonostante tutte le difficoltà e tutte le difficoltà economiche che tutti conosciamo e tocchiamo con mano tutti i giorni, ma paragonati ad altri paesi nel mondo direi che siamo in una posizione di salvaguardia, sicuramente. Detto questo, la risposta me la diede tanti anni fa, no tanti, un bel po' di anni fa però, un collega più anziano di me che mi disse ma proprio perché noi oggi non abbiamo bisogno di difendere noi stessi da soprusi esageratamente presenti nella vita di tutti i giorni, proprio perché non abbiamo necessità economiche così stringenti come in altre parti del mondo, e per quello noi dobbiamo occuparci della Colombia. All'epoca ho fatto fatica a capirlo, perché occupandoci della Colombia ci occupiamo di noi stessi, cioè ritagliamo il nostro ruolo. Ci ho messo, ripeto e lo dico con sincerità, senza vergogna, un po' di anni a capirlo, perché il nostro ruolo, tutti noi siamo tentati di circoscriverlo alla nostra vita quotidiana, agli atti che compiliamo, che scriviamo, agli incontri con i clienti, alle riflessioni che facciamo, sono di solito legate alla nostra scrivania o poco più. In realtà, così facendo, limitiamo il nostro ruolo di essere umani, prima ancora che avvocati, in un modo veramente sbagliato e esagerato. Il nostro ruolo è molto più ampio, è quello di occuparci di problemi più alti della nostra scrivania. Non ci sono solo i fascicoli che voi non vedete perché li ho nascosti dietro la telecamera, ma ci sono sulla mia scrivania, c'è anche di più. E forse occupandosi di problemi così lontani dall'altra parte del mondo, come disse il Papa, avete scelto quello che arriva dall'altra parte del mondo, in realtà ci stiamo occupando di noi stessi e stiamo ritagliando il nostro perimetro con un respiro molto più grande.
Vedo Paola Regina che annuisce e sorride, ma perché lei ci vive tutti i giorni con questi problemi, queste cause, e ne sa più di me. Però ho desiderato far presente questo concetto elementare, ripeto, che però non tutti noi, non sempre noi abbiamo in mente, chiaro. Ecco. Detto questo, Paola, ti lascio guidare. Anzitutto abbiamo, lasciamelo dire, il piacere e l'onore di avere alla fine anche Maria Masi, ma adesso Francesco Caglia, che non solo è membro consigliere del CNF, ma ormai Francesco, quanti anni sono, lo sai tu meglio di me, che si dedica all'aspetto dei diritti umani, è stato per tanti anni presidente a Napoli, nel CNF ha sempre tenuto alta la bandiera dei diritti umani, non solo costituendo e guidando la commissione, ma guidandola in modo fattivo. E sappiamo tutti noi che non è facile sempre tenere il motore caldo e far ragionare e lavorare le persone. Francesco ci è riuscito in questo periodo ormai da tempo e ancora per qualche mese è anche presidente dell'OIAD e desideravo ricordare a tutti anche questa circostanza. Quindi Paola, lascio a te la parola. Grazie a tutti. Sì, ringrazio prima di tutto il Consiglio Nazionale Forense e l'Osservatorio Internazionale degli Avvocati in Pericolo per questa lodevole iniziativa. E appunto abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi l'avvocato Francesco Caglia, che è ancora presidente dell'Osservatorio Internazionale degli Avvocati in Pericolo ed è presidente della Commissione dei Diritti Umani del CNF, che ci spiegherà, ci farà una panoramica proprio dell'attività dell'Osservatorio Internazionale degli Avvocati in Pericolo, come diciamo con un inquadramento storico e anche dell'attività concreta, che è quello che giustamente, come ricordava l'avvocato Audisio, rileva anche nella nostra vita quotidiana. Grazie, consigliere. Grazie Paola, ringrazio di Massimo. Ringrazio l'Ordine di Milano per aver consentito di fare questa bella iniziativa di oggi con il Consiglio Nazionale e con l'OIAD. E oltre i ringraziamenti molto forti, mi volevo un po' ricollegare a quello che diceva Massimo, e cioè su temi così importanti e sul problema degli avvocati in pericolo, non soltanto a Milano, ma anche a Napoli, anche in altre città d'Italia, qualcuno ci chiede perché. Se pensiamo alla Colombia, quando abbiamo problemi non di quel tipo, ma che riguardano le loro professionalità. Allora, collegandomi un po' a quello che diceva Massimo, però attualizzandola alla giornata di oggi, e pensa che Massimo, tramite la rete OIAD, non so se lo può mostrare o meno, ma insomma sono a disposizione dei colleghi e di chiunque le voglia vedere, e io, diciamo, e dando il senso di quello che diceva Massimo, così come oggi, e poi spiegherò da qui a breve, la giornata mondiale di avvocati in pericolo, e ci sono manifestazioni in tutto il mondo, alcune molto importanti, cioè dagli Stati Uniti al Canada, all'Europa, all'Asia, però quella che mi ha veramente commosso, il fatto capire l'importanza di quello che facciamo anche oggi, e le manifestazioni che si svolgono proprio in queste ore, o già svolte, o si stanno svolgendo in Turchia, cioè ad Ankara, ad Adana, ad Antalya, a Izmir, a Istanbul, si svolgono manifestazioni sostenute anche di ordini locali, in quel paese che, dove ci sono mille difficoltà e non abbiamo focus, sia come Consiglio Nazionale, sia come OIAD, sui processi e sulle limitazioni del ruolo del difensore in quel paese, vedere i colleghi turchi che si associano a quelle che è la giornata internazionale degli avvocati in pericolo dedicata alla Colombia, bisogna capire il senso della correttezza, quello che diceva Massimo. Non lo facciamo, diciamo, occuparsi di questi avvocati in pericolo con grande difficoltà, vuol dire ritagliare il ruolo del difensore, che è lo stesso a livello mondiale, e quindi anche, diciamo, valutare in maniera più corretta il nostro ruolo e fare capire l'importanza di questo. E penso che quello che stanno facendo in queste ore i colleghi turchi, ripeto, se volete, diciamo, siamo in tempo reale, non c'è stata la possibilità, ci sono belle foto di questi colleghi con manifesti dinanzi agli ordini, dinanzi ai tribunali, proprio per stigmatizzare la limitazione, diciamo, la situazione dei colleghi. Detto questo, io direi che anche per trasmettere quello che stiamo facendo, sia come Consiglio Nazionale e Commissione dei Diritti Umani, ma anche l'attività sempre maggiormente ampia dell'OIAD,
Vi spiego in poche parole quello che diciamo, è innanzitutto l'organismo che attualmente presiedo per il Consiglio Nazionale Forense, come componente del Consiglio Nazionale Forense. Poi vorrei spiegare un po' a tutti quanti quello è il percorso di questa giornata internazionale degli avvocati in pericolo, l'importanza quest'anno ancora maggiore, perché noi come OIAD abbiamo assunto poi il coordinamento dell'iniziativa a livello mondiale e ci è stato passato il testimone quest'anno dalla Fondazione Endangered Lawyers, che diciamo, ha istituito questa giornata 12 anni fa, e per lasciare a Massimo, nella sua diversa qualità, non più di consigliere dell'Ordine di Milano e coordinatore della Commissione di Internazionale, ma come componente del bureau dell'OIA, di spiegare in maniera più approfondita la nostra attività. Allora partirei, se Paolo è d'accordo, per descrivervi in maniera sintetica diciamo, quando nasce questo organismo. L'Osservatorio Internazionale degli Avvocati in Pericolo nasce nel 2016. L'accordo fu sottoscritto a Madrid e i soci fondatori, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio Generale dell'Avvocatura Spagnola, il Consiglio Nazionale del Barreau, l'Ordine di Parigi. E siamo i soci che abbiamo fondato diciamo, diciamo, questo organismo. Da subito, perché il Bureau era composto di quattro soci fondatori, sono aggregati sempre quei soci del Bureau dalla sua costituzione. L'Ordine di Ginevra e l'Ordine di Milano. Attualmente Massimo Novisio è rappresentanza dell'Ordine di Milano e componente dell'Osservatorio. Nel vasto panorama, poi, soprattutto le associazioni, anche le associazioni che si sono occupate di questo tema, la novità dell'Osservatorio è di essere la condivisione di un progetto di rappresentanze istituzionali a livello soprattutto europeo. E attualmente, oltre il Bureau, così come è composto adesso, io ne sono attualmente il presidente del Bureau, abbiamo una quarantina di ordini tra Spagna, Francia, Italia, sono 13 gli ordini italiani che partecipano all'OIAD, tedeschi, belgi e anche alcuni, sono un paio di ordini extra europei, in particolare l'ordine di Albania. E quindi voi capite che l'impegno delle rappresentanze forensi istituzionali, certamente un tema purtroppo sempre più caldo, perché la limitazione del ruolo di avvocato è sempre stata maggiore a partire da quegli anni di costituzione dell'osservatorio, quindi parliamo del 2016 ad oggi, purtroppo, e la possibilità, diciamo, le capacità della rappresentanza istituzionale ha rafforzato la presenza anche delle altre associazioni, perché non a caso l'OIAD è il coordinatore mondiale di questa iniziativa. E iniziative che poi spiegherà Massimo si sono svolte, diciamo, a livello mondiale, sia per quanto riguarda l'osservazione, i processi agli avvocati, soprattutto in Turchia, non a caso ho ricordato queste manifestazioni dei colleghi turchi di questa giornata, sia con aiuti di tipo economico, sia con aiutare le richieste di asilo di colleghi minacciati purtroppo di morte, e questo riguardava non soltanto l'Asia, ma soprattutto i paesi del Sud America. E nell'ambito di questo contesto dell'OIAD abbiamo si è agganciato a quella che non è una creazione dell'OIAD, ma di questa fondazione olandese Endangered Lawyers, perché dal 2009 ha istituito questa giornata mondiale di avvocati in pericolo. Perché il 24 gennaio? Il 24 gennaio perché è una data particolare, perché nel 1977 a Madrid, nell'attentato di Atocha, morirono cinque colleghi per un attentato terroristico. Quindi questa è una giornata emblematica per ricordare purtroppo, diciamo, l'assassinio dei miei colleghi, ma l'importanza di questa giornata che è dedicata a stigmatizzare le limitazioni del ruolo di difensore a livello mondiale, dove purtroppo, come vi dicevo, l'avvocato non soltanto è limitato nell'attività professionale, spesso è soggetto a processi perché la sua funzione, la sua posizione è assimilata a quella del suo assistito e purtroppo ci sono casi anche di torture che sono. Ed ogni anno, da 10 anni a questa parte, si è dedicato a questa giornata con un focus in particolare a un paese in particolare dove esistono queste forti limitazioni, questa soggezione ai giudizi degli avvocati e purtroppo, dicevo, anche di vicino. L'abbiamo dedicata alla Cina, all'Iran, Honduras, le Filippine, il Messico, il Pakistan, la Turchia. L'anno scorso la dedicammo all'Azerbaigian, una situazione molto particolare degli avvocati, anche perché da quello che vi darò qui a breve, anche la funzione di ordine forense è vitale per il ruolo dell'avvocato. E quest'anno abbiamo scelto per la seconda volta in questi 11 anni la Colombia. Sono
sotto un profilo strettamente organizzativo, diciamo, oggi, oltre l'evento di Milano, che può seguire l'evento dell'OIAD, quello che, diciamo, avrà come sede di partenza a Parigi sempre da remoto, partirà alle 17, quindi in collegamento all'evento di oggi, e oltre a testimonianze degli avvocati colombiani avremo Diego Garcia Sayan, che sarebbe l'alto rapporteur delle Nazioni Unite in tema di indipendenza di avvocati e dei giudici. Poi vi sono una serie di iniziative anche in Italia, ricorderei Palermo, Trapani, Bologna, Verona, Venezia, oltre questa Torino, e ancora altre a livello mondiale. Io vorrei nominarvi soltanto alcune, perché vi dico che le iniziative che ci sono pervenute sono talmente tante e tali che passeremo a parte dell'incontro di oggi, e non vorrei rubare lo spazio ad altri datori per dirvi le iniziative importanti. Allora, un'iniziativa è organizzata dalla Law Society of England, un'altra invece dalla Law Society of Ontario e da Lawyers Let's Watch del Canada, ancora un'altra alle 12.30 di oggi, quindi penso stasera, qui dovrebbe, se non sbaglio, partecipare Massimo per l'OIAD, dalla New York City Bar, ancora dal Maximum Chapter of International Association of People's Lawyers, ancora una Digital Record Foundation of Taiwan, quindi siamo in Asia, e da ultimo volevo ricordare l'International Law Section of the American Bar Association, che è una delle ulteriori manifestazioni, si terrà a Bruxelles, proprio in queste ore, davanti all'ambasciata della Colombia, organizzato con la partecipazione del... Quindi, come vedete, le iniziative sono tante e tali, e vi fa capire l'importanza della giornata di oggi, e vi ripeto che l'OIAD, ho queste notizie, ha assunto l'onere e l'onore di coordinare questa giornata a livello mondiale. Oltre alle iniziative, diciamo, il momento centrale di questa giornata, che poi e sarà il contenuto del documento che verrà inviato al governo colombiano, alle ambasciate della Colombia in tutto il mondo, alle Nazioni Unite, all'Unione Europea, a tutti gli organismi internazionali dei diritti umani, e questo rapporto che è stato preparato dai colleghi colombiani, direttamente dai colleghi spagnoli, e ha delle conclusioni con delle richieste esplicite al governo colombiano, e è stato sottoscritto da, oltre OIAD CNF, tra 25 di associazioni e consigli nazionali a livello mondiale, anche da consigli nazionali che non fanno parte dell'osservatorio internazionale di avvocati in pericolo. Quindi mi fa riflettere questa iniziativa, oltre di visibilità, di informazione, di opinioni pubbliche e di governi, è un report molto articolato che voi potete vedere, penso, oggi stesso sul sito dell'OIAD, e in tutte le lingue, anche in italiano, dove vengono esaminate in maniera precisa la situazione in Colombia. Soltanto un accenno: in Colombia c'è una forte situazione di criticità per gli avvocati, non esiste un ordine nazionale e locale, quindi gli avvocati, anche sotto il profilo disciplinare, il loro controllo è rimesso in organo governativo, e purtroppo soltanto nel 2021 abbiamo registrato 5 omicidi di avvocati, e per quello che per noi è un numero enorme, purtroppo in quel paese è un numero minimo, perché è uno dei paesi al mondo dove vengono uccisi più avvocati, e soprattutto gli avvocati si occupano di difesa dei diritti umani, perché il tema, dopo la pace tra il governo colombiano e le FARC, è proprio quello dell'impatto sull'economia del territorio. Parecchi di questi avvocati vendono contadini, territori attaccati da multinazionali che vogliono aggredire questi territori per loro interessi economici, e non si trovano tutelati dal governo colombiano. A fianco a questa, quindi voi capite, questo report è fondamentale, perché il documento finale che è arrivato a questo. È chiaro che la giornata di oggi non termina il nostro impegno, sia come OIAD sia come CNF, per quanto riguarda la situazione dell'avvocatura in Colombia, ma è quell'anno dedicato, anche perché, diciamo, tutto l'anno dedicheremo anche noi come Consiglio Nazionale Forense, stavo parlando prima con Massimo Risio, da qui a pochi mesi, a qualche mese, torneremo nuovamente sull'evento, con altri interventi di colleghi colombiani, per far sì che, diciamo, sia sempre ferma l'attenzione sulla terra di avvocati in quel paese.
Poi in particolare, e questo per far capire l'importanza dell'attività dell'osservatorio, e per darvi un dato estremamente attuale e riguarda la Colombia, l'osservatorio è intervenuto come amicus curiae in un giudizio ad aprile scorso, davanti alla Corte Costituzionale colombiana, e in quel caso era un caso che non riguardava direttamente l'avvocato, ma riguardava la giurisdizione militare ordinaria, perché eravamo stati sollecitati un avvocato colombiano, perché in occasione delle manifestazioni del 2019 in Colombia, come in altri paesi d'America Latina, sono stati grandi scioperi generali, dei giovani erano stati uccisi dalla polizia. Allora voi capite che la giurisdizione militare ordinaria era molto, la giurisdizione militare meno tutelata gli interessi delle vittime. Questi colleghi hanno proposto questo giudizio, noi siamo intervenuti l'aprile scorso, e pochi mesi dopo, quindi parliamo di notizia piuttosto attuale, il 17 giugno 2021 la Corte Costituzionale colombiana ha dato ragione a questo tipo di posizione, ritenendo che per la difesa dei diritti fondamentali fosse il dato giudice naturale e tribunale ordinario, perché consentiva di meglio tutelare i diritti delle vittime. Quindi questo già comprende il caso. Per darvi un'indicazione specifica, lo chiamo il caso Dylan Cruz, è uno di quegli interventi assolutamente concreti, non soltanto a tutela del ruolo difensore, ma direi a tutela dei diritti umani nel mondo. Vi ho dato diverse notizie, poi so che anche Massimo vi dirà in maniera più articolata quella che è l'attività dell'osservatorio. Io quello che posso trasmettervi, perché oggi è questa giornata particolare, come diceva Massimo, anche nonostante quello che vi ho aggiunto sia Massimo che io, è difficile poi comprendere fino in fondo l'importanza di questa giornata. Io penso che per svolgere la nostra attività professionale, e poi sui temi che ricordavo oggi, sono ricordati oggi, e anche la nostra funzione sociale, bisogna avere una fortissima motivazione e sentirsi coinvolti come avvocati, sia a livello locale sia a livello nazionale. Cioè io quello che chiamerei un po' di spirito di appartenenza alla professione, non come lato corporativo, ma per dare forza al ruolo che è fondamentale a livello mondiale, non soltanto a livello europeo, per la democrazia. Ed è questo lo scopo di Avvocati in Pericolo. Per questo motivo i colleghi turchi in enorme difficoltà per svolgere ordinariamente la loro professione, noi leggiamo ogni giorno, senza ricordare i colleghi uccisi sottoposti ai giudizi in Turchia, se loro rivendicano questo ruolo per colleghi di altri paesi, comprendete che come noi europei, più fortunati rispetto a certe queste situazioni, abbiamo il dovere di riaffermare questi valori per l'importanza del nostro ruolo per tutela dei diritti fondamentali e la democrazia, che come ruolo di avvocato sono valori non territoriali europei, ma sono valori universali. E quindi poi far comprendere all'opinione pubblica che un'avvocatura forte, autonoma, indipendente, che riesca a tutelare in mano piena i diritti fondamentali, sia il viatico migliore per un mondo diverso e più a misura della dignità delle persone. Quindi si inserisce in un progetto vasto, che è quello dell'avvocatura, che migliora la vita di, a livello universale, di tutti coloro che credono sia la base fondamentale. Vi scuso se io poi non riesco poi a dirvi tutte le iniziative fatte come osservatorio, come CNF, una parte della mia relazione dedicata a quella che abbiamo fatto invece la Polizia Nazionale Forense, però sapete, le iniziative si intersecano, avrei parlato poi di quello che abbiamo fatto con i colleghi tunisini, e purtroppo la Tunisia è piombata nuovamente nella crisi, però anche in quel paese l'autonomia, l'indipendenza, la forza di quell'avvocatura, e non a caso è scritto nella Costituzione tunisina, perché lì l'articolo 105 chiama l'avvocato, cosa che non ancora esiste in Italia, voi sapete che è un progetto per portare i pagati in Costituzione, e il metro che dobbiamo rivendicare in maniera, ripeto, autoreferenziale. Perché dire senza avvocati non c'è democrazia non è un dato retorico, perché è la situazione di oggi. Un'avvocatura più forte garantisce una democrazia effettiva e non è la migliore per tutti. Bene, io vi ringrazio per
diciamo, per il coordinamento e la collaborazione che sento all'Ordine di Milano, ascolterò attentamente tutti gli eventi. Se non rimarrò fino alla fine, chiaramente sarà presente Masi, chiaramente diciamo, sarà lei a rappresentare più degnamente Mercennetto, però sarà dovuto al fatto che poi a un certo orario devo collegarmi con gli amici francesi, perché là c'è una mezz'ora di prove per collegarmi. Grazie a tutti e ringrazio a tutti coloro che stanno ascoltando e chiedo di darci una mano e sostenerci in iniziative non soltanto oggi ma anche in tutto l'anno. Allora, ringraziamo moltissimo l'avvocato Caia per questo prezioso intervento, sia per la panoramica introduttiva e storica, sia per la citazione dei casi concreti che sono, come dire, molto molto utili nella nostra attività internazionale, ma anche a livello, come dire, identitario per la difesa del ruolo dell'avvocatura, del diritto di difesa e della democrazia, che appunto senza tutela dei diritti fondamentali non c'è democrazia. Quindi ringraziamo per questa preziosissima introduzione e lascio la parola all'avvocato Massimo Odisio, che è presidente della nostra Commissione Diritti Umani dell'Ordine di Avvocati di Milano ed è anche membro dell'Osservatorio Internazionale degli Avvocati in Pericolo. Grazie Paola. Io ho già detto prima, e poi Francesco, da ottimo presidente, ha sintetizzato tutto quello che aveva c'era da dire di importante in questo intervento che ha appena concluso. Lasciatemi solo che dia qualche flash sulle mie esperienze, quelle che sono state fino ad ora all'interno del... Francesco, dovresti disattivare... Ecco, perfetto. E, dicevo, le mie esperienze all'OIAD. Ho trovato una istituzione, un ente, un osservatorio, non so come definirlo, estremamente attivo. Io avevo partecipato nel 2015 ai primi momenti fondativi e c'era un po' di scetticismo, insomma, gli ordini si chiedevano perché devo versare dei soldi, riprendendo i discorsi che abbiamo fatto prima, li richiamo e non li ripeto. Invece adesso vedo molto interesse, molta partecipazione. Voglio far presente, lo ha detto già Francesco prima, ma li scorro rapidissimamente, che fra gli ordini italiani ci sono 13 che aderiscono: Bari, Brescia, Messina, Milano, Modena, Monza, Oristano, Palermo, Roma, Rovereto, Torino, Verona. Quindi non sono solo gli ordini delle grandi città, delle grandi corte d'appello, dei grandi circondari, sono ordini diffusi su tutto il territorio. Questo cosa ci fa capire? Che è una questione di sensibilità, ciascuno ha la sua ed è più che legittimo, ma forse il nostro ruolo, e anche per questo abbiamo deciso di imbastire questo incontro odierno, è anche quello di acuire l'aspetto della sensibilità che magari in quel momento è distratta da altre cose. Quindi vorrei, se per caso ci sta ascoltando qualche altro collega di ordini cosiddetti, come si sentono definire, minori, che non so cosa abbia di minore se non l'aspetto numerico dei componenti, chiaramente, di attivarsi, di contattarci, di contattare l'OIAD, perché è veramente, offre un modo di partecipazione non da poco. Guardate che in questo stesso istante, mentre noi stiamo tenendo questo incontro, ce ne sono altrettanti in essere in tutto il territorio nazionale, anche internazionale, ci ha ricordato Francesco, ma nazionale. Poi posso dire che OIAD è stata istituita con un taglio estremamente pratico, quindi non solo c'è l'aspetto informativo, l'aspetto formativo, gli incontri di sensibilizzazione, come abbiamo detto questo, ma l'OIAD, fatemi dire, si sporca le mani, cioè uno degli aspetti che rappresentano uno dei motivi fondativi è anche quello di dare un sostegno economico o logistico, perché è successo anche questo, a avvocati minacciati o a avvocati che hanno deciso di chiedere asilo in altri paesi. Ci è capitato di deliberare un supporto, ovviamente temporaneo, che consente la ripresa di un'attività per l'avvocato e per la sua famiglia, così come ci è capitato di trovare delle location dove l'avvocato potesse svolgere la sua attività o comunque trasferire la sua famiglia. E quindi un sostegno sul campo vero e proprio. Questo ci tengo a dirlo, perché non è una organizzazione che si occupa del sesso degli angeli, non è un'organizzazione che parla e non fa, al contrario, direi a tutti i livelli,
dal bureau all'ultimo degli ordini che ha aderito, qualunque esso sia, tutti dimostrano un grande interesse e una grande partecipazione. Ad esempio anche candidandosi e partecipando, non si può tutte le volte andare insieme a fare tutto, ma come osservatori nei vari processi, ricordiamo i più delicati, quelli in Turchia, dove delle delegazioni di OIAD sono state presenti. Prima di dare la parola però ai nostri ospiti che di Colombia sanno molto più di me, io vorrei solo segnalare che è stata scelta quest'anno la Colombia appunto dal raggruppamento della giornata dell'avvocato minacciato, perché la Colombia è uno dei paesi dove maggiormente si percepisce, si tocca con mano la difficoltà nello svolgimento di questa professione. Sappiamo, abbiamo visto tutti infinite serie su Netflix e altre, ma se avete magari ascoltato qualche intervista in arco, sì, ne ho trovata una che è stata veramente, sembrava di leggere i libri dei nostri mafiosi pentiti, è veramente toccante. Uno diceva, ma io sì, mi pento, mi dispiace, però scusate, io uscivo al mattino, dovevo confrontarmi con altri tre avversari, i suoi competitor di altri cartelli, che benché vada gli sparavano addosso. Poi ho un conflitto armato con l'esercito, poi ho i guerriglieri, poi devo andare a smerciare la mia roba, e dopodiché c'ho anche tutte le multinazionali che vogliono fare i loro affari qua e che si avvalgono di tutte queste altre istituzioni. Quindi io non ero in guerra con qualcuno, tutti i giorni ero in guerra almeno con 4 o 5 organizzazioni attrezzate almeno come me. Quindi questo per dire ancora una volta, parliamo della Colombia, dell'avvocato minacciato, ma dobbiamo sempre calarci in un contesto che, parlo per me, è difficile da capire. Credo ci sia molto da dire, molto da apprendere, e i nostri relatori ci aiuteranno in questo naturalmente. Parlando poi con un collega italiano che ha vissuto, avvocato italiano, che ha vissuto 10 anni là prima di tornare, là ha svolto un po' di attività di docenza in università, poca attività professionale, poi è stato imprenditore, e mi diceva che il maggior dei problemi, per carità, detenzione, torture, sparizione, violenze sessuali, quelle che per noi sono nulla, ma sono problemi seri, sono grandi problemi. Ma lui mi diceva, la cosa più pesante che si respira là era l'impunità, nel senso che non c'è un sistema che ti protegga, e lo sappiamo, ma non c'è un sistema che ti renda giustizia. Quindi, riagganciandoci al discorso dell'avvocato Germanà iniziale, non solo l'avvocato non può attivarsi per dar voce a chi reclama la tutela di un diritto, ma quando anche lo fa, e ammesso che non lo ammazzino, quando anche lo fa non trova un tribunale che lo ascolti o che lo ascolti in modo corretto, trasparente e puntuale. Quindi quella dell'impunità credo che sia un argomento delicato, forse difficile giuridicamente da declinare, ma altrettanto importante. Chiudo solo dicendo che non esiste l'ordine degli avvocati colombiano. E l'ordine degli avvocati, né nazionali né locali, gli avvocati operano sotto il grande cappello di un consiglio nazionale che però ricomprende anche avvocati, magistrati, eccetera, e che è sotto la diretta sorveglianza e la guida del Ministero della Giustizia. Voi capite che l'indipendenza e l'autonomia sia di pensiero, sia economica, che noi abbiamo in Italia per lo svolgimento della nostra professione, è un cardine su cui noi possiamo fare affidamento per svolgere la nostra professione. Là non c'è. Ecco perché in questo incontro a cui parteciperò più tardi stasera con degli americani, anzi con l'ABA, l'American Bar Association, tenderò a far presente che a nostro parere il consiglio e la richiesta allo Stato e proprio allo Stato della Colombia sarà quello di consentire l'istituzione e la realizzazione di un ordine nazionale o di ordini locali per la miglior tutela degli avvocati. Paola, io mi fermo qua e volentieri, poi se ci sarà modo mi farà piacere svolgere qualche altra riflessione, ma vorrei sentire i nostri relatori che se ne sono occupati e hanno vissuto direttamente quelle esperienze. Grazie. Certo. Allora, al fine di analizzare la situazione dei difensori dei diritti umani in Colombia, abbiamo pensato di strutturare l'incontro
coinvolgendo in primo luogo il professor Tullio Scovazzi, che è professore ordinario di diritto internazionale presso l'Università di Milano, e della Bicocca però, che è esperto giuridico in riunioni e negoziati internazionali in tema di diritti umani. Perché? Perché volevamo dare in primo luogo una panoramica internazionalistica sia dal punto di vista teorico e quindi diciamo dal punto di vista da un punto di vista teorico e quindi tecnico-giuridico, sia da un punto di vista pratico dell'avvocatura. Che cosa voglio dire? Esiste un sistema, come sapete, di tutela dei diritti umani, che è il sistema delle Nazioni Unite, delle convenzioni a tutela dei diritti fondamentali e dei comitati che noi avvocati possiamo adire a tutela di, dei diritti fondamentali e delle violazioni di queste precise convenzioni. Per questo convegno, per questo tema che stiamo trattando, viene in rilievo la Convenzione contro la tortura, e quindi il Comitato contro la tortura, o anche la Convenzione sulle sparizioni forzate, comunque il Comitato per i diritti umani e quindi il sistema ONU, e anche il relatore speciale ONU che è assegnato al relatore speciale sui difensori dei diritti umani. Di cui si parlerà maggiormente in seguito. E poi c'è il sistema di tutela regionale, di tutela dei diritti fondamentali, che è suddiviso appunto tra corti a tutela dei diritti fondamentali. E per la tutela dei difensori dei diritti umani in Colombia e quindi in America Latina, ovviamente viene in rilievo la Convenzione americana sui diritti dell'uomo e la Corte Interamericana per i diritti umani. Abbiamo preso in esame diverse sentenze, decisioni, segnalazioni anche recenti della Corte Interamericana per i diritti umani relativi ad avvocati e anche ad altri difensori dei diritti umani, di cui ci parlerà il professor Scovazzi, che è davvero molto esperto di questi temi. Grazie professore. Molte grazie. Più che professore, oramai sono pensionato professore e mi fa sempre piacere partecipare alle iniziative dell'Ordine, perché so di rivolgermi a un pubblico competente e direttamente coinvolto nei problemi di cui si parla. Essendo io un individuo sedentario e prolisso, ho bisogno di un limite di tempo, mi sembra di ricordare 15 minuti, no? Per non eccedere. Siamo 20, professore. Ah, 20 minuti, allora va bene. Soprattutto nei paesi dove ci sono violazioni massicce e sistematiche dei diritti umani, ma non soltanto, si pone il problema della protezione delle vittime per relazione, cioè di coloro che sono oggetto di illeciti a causa del loro rapporto personale o professionale con la vittima. Quali illeciti? Ma si inizia con molestie, intimidazioni, minacce, pedinamenti, che sono purtroppo però in molti casi il preludio di violazioni molto gravi dei diritti umani, come uccisioni arbitrarie, torture e sparizioni forzate. In questo settore non vi sono statistiche ufficiali, però si sa che il fenomeno purtroppo tende ad aggravarsi. Faccio un esempio. 1984, apertura alla firma della Convenzione contro la tortura. Qui c'è una disposizione che prevede l'obbligo dello Stato di assicurare la protezione di chi si dichiara vittima di tortura e dei testimoni contro intimidazioni e maltrattamenti. 2007,
qualche anno dopo, viene aperta la firma, la convenzione contro le sparizioni forzate, e l'elenco di coloro che devono essere protette è più ampio. Non solo la persona sparita forzatamente, che purtroppo quasi mai è viva, e i suoi parenti, non solo i testimoni, ma anche l'avvocato difensore e le persone che partecipano alle indagini. E protezione contro lo Stato e anche contro la persona imputata del reato. Quindi la sfera delle persone che devono essere protette si è ampliata. Perché? Perché le minacce costituiscono un fenomeno sempre più diffuso. Ma oggi anche altre categorie sono in questa condizione: gli attivisti delle associazioni dei diritti umani, i giornalisti potrebbero figurare nella lista. In Colombia vi è il concetto di difensore dei diritti umani, che copre una categoria molto più, molto ampia di soggetti. È definito come ogni persona che in qualunque forma promuova o favorisca l'attuazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali conosciute a livello nazionale e internazionale. E vari casi relativi alla Colombia sono stati portati di fronte a organi di tutela dei diritti umani. Se partiamo dal Comitato dei diritti umani, un organismo istituito dal Patto sui diritti civili e politici del 1966, che è un trattato di portata mondiale, è un organismo composto di esperti indipendenti, non di delegati da stati, però non è un organismo giudiziario, o almeno è quasi giudiziario, nel senso che non può fare sentenze, può soltanto fare constatazioni in contraddittorio tra la vittima e lo Stato, e quindi constata se, a suo dire, vi è una violazione dei diritti umani, fa un rapporto, fa delle raccomandazioni agli Stati che si spera si conformino a queste raccomandazioni. Ebbene, già nel 2002, sul caso Jiménez Vaca, un avvocato, il Comitato dei diritti umani ha accertato a carico della Colombia violazioni a varie norme del patto, in particolare violazione del diritto alla vita, del diritto alla libertà e alla sicurezza, del diritto di circolare liberamente e del diritto di scegliere la propria residenza. Si trattava di un avvocato che difendeva gli interessi di sindacati, di lavoratori, in particolare i raccoglitori di banane, lavoratori agricola, che era sorvegliato dai servizi segreti, minacciato, era stato arrestato arbitrariamente varie volte e poi oggetto di un attentato armato a colpi di pistola che lo aveva lasciato in fin di vita, lo avevano creduto morto, si era poi riuscito a salvare e, una volta ristabilito, si era stato costretto a fuggire e a chiedere asilo politico nel Regno Unito. La Colombia ha questa particolarità: fino all'accordo di pace, che è del 2016, era un paese oggetto da vari decenni di una guerra civile interminabile, e vi erano violazioni dei diritti umani sia da parte dello Stato, diciamo il governo ufficiale della Colombia, sia da parte del movimento insurrezionale o dei movimenti al plurale insurrezionali,
che controllavano parte del territorio e che quindi svolgevano funzioni quasi di Stato nel territorio che controllavano e violavano a loro volta i diritti umani. Io mi ricordo, ho partecipato al negoziato della Convenzione sulle sparizioni forzate, che poi è stata adottata nel 2007, che si era posto questo problema. Ma noi dobbiamo attenerci alla nozione classica dei diritti umani, che presuppongono una violazione da parte dello Stato, cioè degli individui che rappresentano lo Stato, e la posizione di vittima da parte degli individui che non rappresentano nessuno, solo loro stessi. Questa è la nozione classica di diritti umani. Oppure dobbiamo allargarla anche a violazioni che sono compiute da enti diversi dallo Stato. E si pensava proprio alla situazione di quei paesi come la Colombia, dove vi sono movimenti che lottano contro lo Stato, che controllano parte del territorio e che violano i diritti umani. Alla fine si è mantenuta la nozione tradizionale diritti umani, quindi comportamenti tenuti dallo Stato o da individui che agiscono su ordine, istigazione o quantomeno con acquiescenza dello Stato. Però si è aggiunta una norma all'articolo 3 che ogni Stato parte prenderà misure appropriate per indagare sugli atti definiti nella Convenzione, cioè sparizioni forzate, commesse da persone o gruppi di persone che agiscono senza l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato, e prenderà appropriate misure per portare i responsabili alla giustizia. Quindi c'è una norma che invita gli Stati a colpire questi comportamenti anche quando siano tenuti da gruppi organizzati diversi dallo Stato. Per quanto riguarda il sistema interamericano dei diritti umani, qui abbiamo una convenzione adottata a San José nel 1969 che prevede sia una commissione che una corte interamericana dei diritti umani. Quindi qui abbiamo un vero e proprio organo giudiziario, un organo, la commissione, che formula un rapporto e poi il caso va di fronte alla Corte. La commissione di solito prende l'iniziativa di portare il caso di fronte alla Corte perché la Corte faccia una sentenza che in questo caso ha valore obbligatorio per lo Stato che è destinatario. Un po' come il vecchio sistema del europeo dei diritti umani, che avevamo due organi, commissione e corte. Ora, come ben sapete, vi è soltanto la corte. Nel sistema americano vi sono i due organi. E recentemente, il 4 maggio 2019, la commissione ha presentato un rapporto che accerta violazioni dei diritti umani a carico della Colombia nel caso Miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, un'associazione collettiva di avvocati. Le violazioni accertate sono il diritto alla vita, il diritto all'integrità della persona, il diritto all'equo processo, il diritto all'onore, alla dignità, il diritto alla libertà di espressione, il diritto alla protezione della famiglia, il diritto alla circolazione e residenza, il diritto alla tutela giudiziaria e i diritti del bambino, in quanto erano stati minacciati anche i figli minori degli avvocati. Quindi
quasi l'intero catalogo dei diritti umani previsti dalla Convenzione, e il caso è attualmente pendente di fronte alla Corte. Ma vediamo nella analisi molto ampia di questo caso alcune particolarità della Colombia. Prima di tutto la stigmatizzazione, cioè il fatto che autorità ufficiali dello Stato si pronuncino contro i difensori dei diritti umani e si pronuncino in particolare contro gli avvocati che difendono vittime dei diritti umani. Nel caso della Colombia questo fenomeno ha raggiunto il suo sviluppo più estremo, in quanto il Presidente della Repubblica della Colombia ha ufficialmente fatto discorsi contro i difensori del diritto umano. Nell'anno 2003 l'allora presidente Álvaro Uribe Vélez ha dichiarato che si sono formati delle associazioni di avvocati e di difensori dei diritti umani che alla fine tutelano il terrorismo e che si fanno codardemente scudo della bandiera dei diritti umani. Voi capite che una dichiarazione di questo genere fatta dal Presidente della Repubblica è un invito implicito a ledere i diritti umani di queste associazioni. Nell'anno seguente il Presidente della Repubblica ha dichiarato che i membri di questo collettivo, quindi il collettivo José Restrepo, utilizzano il tema dei diritti umani come scusa per dare copertura ai terroristi. Quindi il primo passo è la stigmatizzazione, poi partendo dal Presidente della Repubblica, altre autorità ufficiali dello Stato hanno fatto discorsi dello stesso genere. Certo, lo Stato pone in essere forme di protezione dei difensori dei diritti umani, però secondo un problema di audio, Paola. Sì, professore. Un secondo, proviamo ad avvisare. Sì. Provi a chiamarlo tu un attimo, Paola, scusate tutti, ma la tecnologia a volte fa gli scherzi, lo sappiamo. Immagino che non risponda, Paola, perché starà, esatto. Non risponde. Chiedo scusa. Ma se tu credi, visto che poi non abbiamo un'infinità di tempo, mentre cerchiamo di riprendere il contatto con il professor Scovazzi, possiamo forse procedere. Cosa dici? Sì, allora io intanto, sperando che il professore, che ricompaia l'audio, chiediamo scusa, ma purtroppo sono inconvenienti che capitano in questi webinar.
Volevo, ho caricato nella chat alcune delle sentenze di cui stava parlando il professore, alcune decisioni, alcuni report internazionali e anche da ultimo una sentenza del Tribunale Permanente dei Popoli di cui ci parleranno i successivi relatori. Allora, comincerei a dare la parola, se siete d'accordo, alla dottoressa Francesca Caprini, che è una giornalista dell'ufficio stampa dell'associazione IACU, che è un'associazione attiva nella cooperazione internazionale in Colombia, ed è referente anche lei della rete In Difesa Di, che è una rete di cui per cui qui abbiamo il piacere di avere il portavoce Francesco Martone, è una rete internazionale di associazioni a tutela dei diritti fondamentali, soprattutto a tutela dei difensori dei diritti umani, quindi degli Human Rights Defenders. Allora, dottoressa Caprini, se vuole cominciare, poi semmai riprendiamo. Francesco Vazzi, scusateci. Buonasera, intanto buon pomeriggio a tutte e tutti, e vi ringrazio davvero molto per l'invito. Cercherò, insomma, in maniera estremamente umile di raccontare, di dare un'immagine un po' più dal territorio, no? Visto che comunque voi avete già fatto un inquadramento alquanto eccellente di alcune delle caratteristiche della Colombia. Allora, come giustamente dicevi te, Paola, io appunto sono una giornalista freelance, mi occupo tanto soprattutto della mia associazione che si chiama IACU, che è un'associazione che lavora da circa una ventina di anni in America Latina, in Colombia in particolare, e fa parte della rete In Difesa Di, che parte proprio nel 2016, quindi insomma un anno direi estremamente importante anche per la Colombia e anche per le tematiche di cui stiamo trattando. E raccontare della Colombia a grandi linee non è facile, e purtroppo per dare un quadro di come sta il paese andino in questo momento storico non si può che ricorrere ai dati, i dati solo di quest'ultimo inizio dell'anno parlano già di almeno 10 difensori e difensori dei diritti umani, alcuni sicuramente li avete sentiti anche nelle cronache italiane di questi ultimi momenti, di questi ultimi giorni, anche perché hanno fatto abbastanza scalpore, in particolare del giovane Breiner, che è questo giovane ragazzo di 14 anni, un ragazzo indigeno che faceva parte appunto della guardia indigena della sua comunità, si definiva un difensore della terra e per questo è stato ucciso. E un'altra delle persone che vogliamo ricordare, anche perché l'abbiamo incontrata, abbiamo lavorato con lei, è Luz Marina Arteaga, che invece era un medico di un'altra regione del Meta, anche lei assassinata per il lavoro che stava facendo per la propria comunità di accesso alla terra. Allora, la situazione in cui versa la Colombia in questo momento è una situazione estremamente difficile. Dal 2016, come già stato ricordato, la firma degli accordi di pace hanno costruito delle condizioni estremamente complesse, hanno complessizzato il conflitto, che ricordiamo che già da oltre mezzo secolo vessava la Colombia, più di 250.000 morti, un numero infinito di desaparecidos e di vittime di violazione dei diritti umani. E quello che doveva essere un grande momento di speranza, cioè la firma degli accordi di pace tra l'allora presidente Juan Manuel Santos e il principale esercito guerrigliero, le FARC, le Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, per varie ragioni, insomma, cercheremo di toccare in maniera molto veloce, ha aperto invece tutta una serie di scenari estremamente drammatici,
Sicuramente il primo motivo è proprio la non applicazione degli accordi, dei punti degli accordi di pace. L'attuale presidente Ivan Duque, nel solco del suo predecessore Uribe, appunto nel solco delle azioni del partito di cui fa parte, della borghesia ultraderecista di cui fa parte, ha fatto di tutto per osteggiare gli accordi di pace, per non applicare gli accordi di pace e per favorire tutta una serie di condizioni per mantenere l'impunità e per non far lavorare bene neanche gli organi che si sono creati attorno agli accordi di pace, fra cui naturalmente la JET, quindi la giustizia transizionale per la pace, di cui insomma è stata fatta menzione. La situazione attuale è quella di una conflittualità altissima, una conflittualità sociale data dalle endemiche problematiche della Colombia, ma con il ritiro delle forze armate rivoluzionarie, a cui noi come associazione abbiamo anche partecipato insomma, in uno dei suoi momenti, insomma, è stato un momento estremamente forte per le comunità anche con cui noi lavoriamo, che accompagniamo, ha fatto sì che nei territori colombiani si rielaborasse in una maniera, insomma, ancora più confusa un po' la geografia del conflitto, quindi tutti i territori che erano stati abbandonati dalle FARC sono stati immediatamente recuperati da forme dagli altri attori armati della Colombia, quindi da forme dai paramilitari, però da nuove forme di paramilitari e da una complessizzazione anche della dinamica del narcotraffico, una discesa del cartello messicano a proposito di narcos, appunto, e l'esercito guerrigliero, le FARC, con cui è stato firmato l'accordo, ha avuto immediatamente una parte che non ha sottoscritto, quindi si è creata una dissidenza fariana che a sua volta si è mescolata con altre forme di criminalità territoriale, e qualche anno fa, esattamente 3 anni fa, invece una parte delle FARC che avevano firmato gli accordi, trovandosi in una dimensione di conflitto così forte e così così poco gestibile anche per la totale in collaborazione da parte dello Stato, ha ripreso le armi, quindi si parla di seconda Marche Italia. Quindi diciamo che le comunità si trovano in questa situazione fortissima, ancora più caotica di prima, sono completamente scoperti, riportandovi anche i discorsi che condividono con noi le associazioni per i diritti umani con cui noi lavoriamo locali e i loro timori, mentre prima loro che accompagnavano queste comunità indigene, contadine, afrodiscendenti in questi territori estremamente immersi in un conflitto molto complesso, in qualche maniera riuscivano ad organizzarsi, perché comunque riuscivano a fare accordi con una parte e con l'altra e difendere attraverso varie strutture le comunità. Adesso di fatto questo non riescono più a farlo, e questo l'abbiamo visto anche noi l'ultima volta che siamo riusciti ad andare lì, cioè 2 anni fa, prima della pandemia, che insomma se ce ne fosse stato bisogno reso ancora più drammatiche le condizioni delle comunità e dei difensori, dei leader comunitari. Noi stessi, insomma, quando abbiamo accompagnato le ultime volte in missioni di verifica le organizzazioni delle comunità, abbiamo visto di fatto una situazione molto molto più complessa. Comunque, andando un po' più nello specifico, la Colombia dove si trova in questo momento qua dal punto di vista appunto storico, si trova all'indomani di mesi incredibili che sono stati quelli citati anche dal dottor Caia, quindi le manifestazioni, insomma, anche quello che ci hanno raccontato le persone che hanno partecipato, cioè un momento di speranza pazzesca, milioni e milioni di giovani che sono scesi
in piazza per chiedere giustizia con controllo sociale. Quindi i giovani, in particolare di prima linea, in città come Bogotà e Cali, che hanno affrontato e si sono auto-organizzati per mesi e mesi e mesi, cercando di riattivare, di ricostruire un'attivazione sociale dal basso, da parte dei movimenti studenteschi in primis, e dall'altra parte le elezioni presidenziali che avranno luogo a fine maggio. Quindi è una situazione di profondissimo cambiamento, purtroppo, che le cifre però non possono che indicare come un cambiamento molto in salita. Solo appunto le cifre di Indepass di qualche giorno fa parlano di circa 1300 leader comunitari, leader e leaderessas comunitari dalla firma degli accordi di pace, 172 solo dell'anno scorso, appunto già oltre una decina dall'inizio dell'anno in corso. E la Colombia risulta essere uno dei paesi più pericolosi del mondo per quanto riguarda le e i difensori dei diritti umani, ce lo dice anche l'ultimo rapporto di Global Witness, ma soprattutto cos'è che viene sottolineato? Viene sottolineata la connessione imprescindibile fra l'avanzata di politiche turbocapitaliste ed estrattiviste e la capacità che hanno le comunità colombiane di auto-organizzarsi e mettersi in gioco per difendere i propri territori, le proprie culture e le proprie risorse da queste dinamiche estrattiviste. Il governo Duque, oltre a non favorire di fatto l'applicazione degli accordi di pace il lavoro insomma delle organizzazioni relative, ha immediatamente, insomma, le prime cose che ha fatto nei primi mesi del suo mandato, firmato degli accordi, in particolare con gli Stati Uniti, per alimentare queste dinamiche estrattiviste. Nel concreto di cosa sto parlando? A parte che si è parlato appunto di un nuovo Plan Colombia, c'è stata una pioggia di milioni di dollari che chiaramente sulla carta, come è stato il primo Plan Colombia, volevano favorire l'eliminazione dei gruppi criminali e la costruzione della pace, di fatto non hanno fatto altro che alimentare invece i gruppi paramilitari e i gruppi paramilitari legati alle multinazionali. E specifici accordi di economia internazionale, cos'è che fanno? Cose tipo obras por impuestos. Le comunità vedono i loro strumenti di difesa, come per esempio la consulta previa, che prevede che loro debbano essere consultati prima che un megaprogetto possa essere messo in pratica. Ecco, questi tipi di meccanismi vengono fatti saltare continuamente insieme alla disgregazione dei tessuti delle comunità. L'obras por impuestos di cui parlavo prima, per esempio, prevede che le multinazionali vengano pagate invece che solo con soldi, con gli appalti per grandi opere. Questo ovviamente non fa altro che alimentare la disgregazione di queste comunità, che pur appellandosi anche agli strumenti che loro hanno a disposizione grazie agli accordi della Costituzione del 91, ovviamente a volte non possono veramente mettersi contro, per esempio, una multinazionale che dice che viene a costruire un acquedotto che però non farà altro che, per esempio, distruggere gli acquedotti comunitari di queste comunità. Ecco che questa connessione, insomma, netta fra le dinamiche estrattiviste internazionali che il governo colombiano favorisce, non fa altro che alimentare le dinamiche violente che stanno minacciando quotidianamente i difensori dei diritti umani. In particolare, noi anche come rete in difesa di, ma come dirò dopo, anche come città in difesa di, io faccio parte di Trento, che è una delle prime città in difesa d'Italia,
abbiamo un focus particolare anche proprio sulle difensore, che hanno una menzione particolare perché, pur essendo una cifra inferiore all'interno della stragrande maggioranza di uomini ammazzati per i loro, insomma, per la loro funzione di difensori dei diritti umani ed ambientali, però stanno portando avanti una lotta assolutamente così impressionante per ciò che concerne le dinamiche colombiane, perché non sono solo in prima linea per difendere le risorse, per difendere i territori, per difendere le comunità come oggetto purtroppo in primis di una guerra interna. Sappiamo che sul corpo delle donne si fa parte delle guerre dei territori, ma anche perché si oppongono costruendo delle dinamiche, costruendo delle alternative reali per ciò che riguarda appunto l'avanzata delle multinazionali e quindi anche la maschilizzazione dei territori. E quello che noi, per andando a chiudere, cerchiamo di mettere in pratica come associazioni che lavorano insieme alle organizzazioni locali, a detta anche per esempio dell'ultimo informe dell'ONU che ha fatto una fotografia di come sta la Colombia nel quinto anno degli accordi di pace, non è una fotografia insomma che fa sconti, e quello che viene sottolineato da parte di tutti i documenti insomma delle organizzazioni internazionali è proprio l'incredibile capacità di auto-organizzazione delle comunità e delle organizzazioni, che sono le uniche a poter veramente costruire la pace dei territori, sono le uniche a sapere cosa quello che può servire territorio per territorio per costruire, per applicare la pace e per cercare di mettere in sicurezza le difensori e i difensori. E noi quello che cerchiamo di fare è proprio rafforzare questi meccanismi e mettersi a disposizione perché questi meccanismi che le comunità scelgono possano essere messi in pratica. Noi appunto, come detto, lavoriamo soprattutto in particolare col rafforzamento delle donne e della loro capacità di liderazgo. Nelle prossime elezioni che saranno a maggio, comunque questa cosa evidentemente uno sprazzo di speranza, gli accordi di pace l'ha aperto, perché metà degli oltre 400 candidati sono donne, tanti sono indigeni, tanto sono afrodiscendenti, che sono le categorie più minacciate in questo momento storico in Colombia. Chiudo dicendo che invece appunto a livello italiano quello che noi abbiamo messo in campo come Città in Difesa di, è proprio fra un po' insomma il collega Martone che seguirà ne parlerà approfonditamente, sono creare anche in Italia dei territori attivi e rispondenti, quindi Città in Difesa di che si stanno spendendo per mettere in difesa, mettere in protezione i difensori e i difensori con, in estrema ratio, facendoli venire, spostandoli anche dai loro territori d'origine. E questo mi fa riallacciare in conclusione con quello che veniva detto all'inizio dal dottor Audisio del perché ci si occupa di Colombia. Ci si occupa anche di Colombia che pure dall'altra parte del mare, non solo perché tante aziende europee e italiane lavorano in Colombia e anche alimentano quindi meccanismi di violenza e quindi di sopraffazione nei confronti di chi difende la terra, ma anche perché appunto, insomma, come dimostrano anche le città in difesa di, noi possiamo fare molto da questa parte del mondo per costruire una pace globale e rispettare e costruire tutti insieme delle forme di democrazia e di protezione per i difensori della terra che difendono i nostri diritti e gli ultimi ecosistemi che ci sono dati. Io vi ringrazio, ho visto che il dottor Scovazzi è tornato, quindi vi ringrazio ancora dell'invito e buon proseguimento. Allora, grazie mille per questa preziosa testimonianza diretta.
E devo dare la parola al, al dottor Francesco Martone, già senatore, portavoce della rete in difesa di per i diritti umani e chi li difende. Allora, l'intervento del professor Scovazzi si era, diciamo, si è interrotto e poi vediamo se riusciamo a farlo riprendere, proprio sulla criminalizzazione dei difensori dei diritti umani e in particolare citando puntualmente i casi all'attenzione della Corte di avvocati e i meccanismi di controllo anche da parte dello Stato e degli avvocati e di come appunto quindi le violazioni dei diritti umani si sono concretizzate e si concretizzano ancora oggi. Scusate Paola, voglio solo dire che noi, come sapete, stiamo andati un po' lunghi anche per via di questo inconveniente di cui ancora ci scusiamo. Magari, se credi, potresti dare dei riferimenti per quelle interviste che a me piacerebbe chi ha tempo poi di seguirle, anche se passiamo l'orario delle 4, grazie. Però se poi tu metti in rete le varie interviste, grazie. Ok. Infatti, a tal proposito, ho messo nella chat, ho inserito dopo il materiale le due interviste che il Consiglio Nazionale Forense ci ha spedito di avvocati dirette, di avvocati colombiani, difensori dei diritti umani, che sono sul canale YouTube, ma che sono anche sul sito del CNF. Quindi speriamo di riuscire a mandarle. Comunque, vediamo, vediamo. Okay. Però, comunque, adesso il dottor Martone ci parlerà, ci farà una carrellata degli strumenti concreti di difesa attraverso la rete in difesa di, ma anche, diciamo, di suoi strumenti, di strumenti che lui ha sperimentato nella sua esperienza diretta di vita. Grazie Francesco Martone. Grazie, grazie Paola, grazie a tutti e tutte per l'invito e anche per dare, diciamo, l'opportunità di condividere una serie di riflessioni, soprattutto su quali tipi di strategie si possono mettere in campo, non soltanto per difendere i difensori o le difensore in occasione di attacchi o criminalizzazione o atti di delegittimazione, ma anche per prevenire questi attacchi, comunque sia per assicurare meccanismi di monitoraggio, di accompagnamento. Potrei parlarne per ore, io credo che se il tempo stringe cercherò di essere abbastanza sintetico, poi volendo possiamo anche fare un approfondimento ulteriore in un secondo tempo. La rete in difesa di è nata, come ha detto Francesca, nel 2016, scusatemi, ed è una coalizione di oltre 40 organizzazioni italiane che si occupano di varie tematiche, dai diritti umani, la tutela dell'ambiente, ci sono anche appunto organizzazioni di avvocati come Giuristi Democratici, l'Endangered Lawyers Project e altre, e che da anni si prefigura una serie di obiettivi. Il primo obiettivo è quello di mettere il tema dei difensori dei diritti umani al centro dell'agenda della politica estera del nostro paese. Siamo riusciti a farlo perché oggi l'Italia declina in maniera molto evidente, chiara e esplicita la priorità della tutela dei difensori dei diritti umani come uno degli strumenti di politica estera dei diritti umani del nostro paese. Quindi non è soltanto una politica adottata dal governo di allora, anche grazie a un'importante risoluzione della Camera dei Deputati, ma è anche politica di Stato, in questo modo, che poi riflessa anche nell'impegno che l'Italia ha formalizzato nella sua candidatura al seggio triennale Consiglio ONU per i diritti umani, che appunto è in scadenza ora, ma comunque sia fatto sta che anche da allora l'Italia, il nostro paese, si è distinto perlomeno per quanto riguarda la dimensione internazionale dei difensori dei diritti umani. Su quello che succede ai difensori dei diritti umani nel nostro paese ci sarebbe da aprire tutto un altro discorso. Comunque la strategia, quindi, in un certo senso inizialmente era questa, ma di porre un punto fermo e quindi di aprire dei canali di consultazione, di interlocuzione con i vari diciamo, luoghi decisionali della politica estera del nostro paese. Sulla Colombia abbiamo avuto numerosi incontri con l'ufficio diritti umani della Farnesina, ma anche con gli uffici territoriali per l'America Latina. Alcune delle nostre organizzazioni partner lavorano a stretto contatto, anche quando sono in loco, con l'ambasciata italiana. E poi siamo anche intervenuti più volte a livello internazionale, in particolare al Consiglio ONU per i diritti umani e anche nelle interlocuzioni con il relatore speciale dell'ONU sui difensori dei diritti umani. Questo per dire che esiste una possibilità di applicare quella che in teoria viene chiamata la multi-level
multi-level governance, no? La governance multilivello, che appunto identifica varie modalità, vari strumenti a disposizione per poter garantire e assicurare il rispetto dei diritti umani. Io vorrei veramente fare un excursus, alcune sono state citate e altre possono essere anche oggetto di ulteriore approfondimento, partendo dall'aspetto più locale. Francesca ha parlato del progetto Città in Difesa D, che di fatto è ispirato al programma Shelter Cities, che è un programma di accoglienza temporanea dei difensori dei diritti umani, che oggi è molto diffuso nei paesi europei. Noi l'abbiamo voluto reinterpretare non soltanto come accoglienza temporanea, ma anche come impegno dei territori a supporto e accompagnamento a difensori dei diritti umani. Oggi, oltre Trento, anche Padova e Verona fanno parte di questo progetto pilota a livello nazionale. Attualmente ci sono due difensori del Corno d'Africa accolti, ma appunto Trento ha dato, diciamo, centralità all'accoglienza e accompagnamento di difensori dell'ambiente, mentre Padova, visto vorrebbe concentrare i più dati di nazionale. L'altra dimensione sulle quali abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare è assicurare che il personale diplomatico italiano all'estero tenga fede alle linee guida dell'Unione Europea sui difensori dei diritti umani, che impegnano le rappresentanze diplomatiche dei Paesi membri, tutta una serie di azioni, di denuncia, di interlocuzione, di accompagnamento, ad esempio in caso di processi, oppure le visite nelle carceri, che in parte è attuato dalla rappresentanza italiana a Cairo per il caso di Patrick Zaki. Fino ad oggi non siamo ancora riusciti a ottenere un impegno concreto e esplicito anche per quanto riguarda la formazione del personale diplomatico agli strumenti di tutela degli human rights defenders. Il terzo punto sul quale si lavora e che è stato anche accennato in parte da Francesca è la prevenzione. Se oggi, secondo il rapporto di Global Witness, la maggior parte dei difensori e difensore uccisi in Colombia sono difensori dell'ambiente e a causa della loro opposizione o resistenza a progetti estrattivisti, in particolare nel settore appunto estrattivo dell'agribusiness, palma d'olio, non solo, oppure settori che comunque sia comportano un conflitto, allora è punto fondamentale intervenire nel ruolo responsabilizzando il settore privato. Quindi noi siamo riusciti a ottenere che l'attuale piano di azione nazionale su imprese e diritti umani avesse un esplicito riferimento alla necessità di armare le imprese italiane sulle politiche di tutela e conoscimento degli human rights defenders. Su questo lavoreremo anche in stretto contatto con il lavoro fatto dal gruppo di lavoro ONU su imprese e diritti umani, che proprio qualche mese fa ha adottato delle linee guida su difensori dei diritti umani e imprese, che dovrebbero essere applicate appunto a livello internazionale. E passando al livello dell'Unione Europea, credo che lo strumento più importante di posizione sul quale poter far leva è l'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Colombia, che prevede una serie di clausole sulla verifica e il monitoraggio dei diritti umani, clausole che fino ad oggi sono state di fatto non rispettate, che comunque sia sono uno strumento di pressione importante, anche perché l'innesso tra difesa dei diritti umani, difensori dei diritti umani e relazioni commerciali verrà, diciamo, sarà ulteriormente affrontato in un incontro internazionale molto importante che si svolgerà quest'anno in Italia. L'Italia quest'anno presiede l'OSCE, l'Organizzazione per lo Sviluppo Economico, di cui fa parte da 2 anni anche la Colombia. Allora sarebbe molto importante utilizzare questa occasione per chiedere al governo questa presidenza in Italia, quindi immagino che sarà presente anche o l'attuale o il futuro presidente della Colombia, di condizionare, di porre sul piatto anche il tema dei diritti sindacali, dei diritti umani e dei difensori dei diritti umani, qualora si deve parlare appunto di commerciali, di cooperazione economica, anche perché in buona parte appunto la cooperazione economica riguarda quei settori maggiormente a rischio per gli human rights defenders. Per quanto riguarda l'ONU, credo che esistano tutta una serie di strumenti, alcuni sono stati già citati. Io vorrei ricordare anche che la settimana il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha discusso del dossier Colombia,
in occasione, diciamo, della discussione pubblica sull'attività della missione di verifica degli accordi di pace dell'ONU, che è stata riconfermata lo scorso anno, ma che più volte è stata messa in discussione. Il suo operato è stato, diciamo, impedito o vanificato da parte delle prese di posizione del governo colombiano. Quindi è importante, secondo noi, anche seguire questo dossier a livello ONU e far pressione sul governo italiano e rappresentanti italiani dell'ONU, perché appunto la questione dei umani, dei difensori dei diritti umani in Colombia, continui a essere anche al centro dell'attenzione del sistema ONU. Vorrei ricordare anche che esiste, diciamo, la possibilità di incidere anche sul monitoraggio della situazione di diritti umani in Colombia attraverso quelle che vengono definite le Universal Periodic Reviews, no? le revisioni periodiche universali, che sono strumenti, diciamo, di raccolta di informazioni anche da parte della società civile, non solo colombiana ma anche internazionale, e di verifica, diciamo, del livello di rispetto delle convenzioni internazionali sui diritti umani da parte dei paesi soggetti a questa review. E la Colombia svolgerà il suo quarto ciclo di revisione, che si concluderà nel novembre 2023. Anche in questo caso è possibile per organizzazioni internazionali, anche italiane, poter contribuire con loro submissions, no? Questa review, attraverso anche gli uffici, diciamo, di fatto che esistono a Ginevra. La questione che mi interessa molto è la questione più a livello macro regionale. Ora è stata citata l'importante ruolo che la Corte Interamericana per i diritti umani svolge. Io vorrei aggiungere anche la possibilità di spingere affinché la Colombia ratifichi un'importante convenzione che è entrata in vigore lo scorso anno, che è quella che riguarda i diritti, l'accesso alla giustizia, consultazione, accesso all'informazione ambientale, che di fatto è l'accordo di Escazú, perché prevede un quarto pilastro, che è quello della protezione e tutela dei difensori dell'ambiente. La Concaso non l'ha ratificata, ma è uno strumento importante, perché poi gli stati che ratificano a tutta una serie di politiche mirate ai difensori dell'ambiente e, diciamo, per estensione anche al monitoraggio della situazione dei difensori dei diritti umani in generale. Vorrei ricordare anche che la scadenza delle presidenziali di maggio 2022, diciamo, rende ancora più urgente forse la necessità di una presa di posizione che possa informare anche il dibattito elettorale nel paese e che vada al di là poi delle candidature di importanti esponenti della società dei movimenti, ma che, diciamo, comporti anche delle prese di posizione evidenti da parte dei candidati alle presidenziali. Cosa fare è già chiaro, in parte è stato evidenziato nella sentenza della sessione sul genocidio, impunità e crimini di lesa umanità tenuta dal Tribunale Permanente dei Popoli a marzo dello scorso anno, in parte nell'ordine delle cose: porre fine all'impunità, garantire l'accesso dei difensori dei diritti umani ai meccanismi di tutela e di prevenzione, affrontare una volta tutte la diffusione di queste nuove formazioni paramilitari, dare un'attuazione comprensiva e onnicomprensiva dell'accordo di pace, che oramai compie 5 anni dalla firma, e attraverso, ad esempio, un impegno maggiore nell'implementare quelle sezioni, sono quelle la cui mancata implementazione crea anche le condizioni per un attacco sistematico ai difensori dei diritti umani, le sezioni che riguardano le politiche di genere, quelle che riguardano le etniche o comunque sia i popoli indigeni, le comunità rurali, quelle che riguardano la riforma, diciamo, fondiaria del diritto alla terra, e per ultimo l'attuazione dei 2 programmi, quello di salvaguardia degli individui e quello di protezione e di sicurezza per le comunità che insistono sui territori. E ultimo, ma non da meno, nel giugno del 2022 si dovrebbe insediare la Commissione di Giustizia e non ripetizione dei crimini. Quindi sono tutti strumenti che potrebbero essere oggetto, diciamo, di un lavoro coordinato di advocacy, non soltanto nei confronti del governo colombiano, anche se appunto stanno in scadenza, probabilmente non hanno neanche
potrebbe essere addirittura purtroppo controproducente per gli obiettivi elettorali di quel governo e di quelle coalizioni parlamentari politiche, ma senz'altro nei confronti dei nostri rappresentanti diplomatici e di tutti i luoghi nei quali il nostro paese oggi si impegna per il rispetto dei diritti. Grazie, grazie Francesco Martone per questo ricchissimo e prezioso intervento, davvero una panoramica completa. E, ho il piacere di annunciarvi che il professor Scovazzi è tornato e quindi può concludere il suo intervento, che è molto interessante. Grazie professore. Grazie, mi scuso per l'interruzione, un guasto al mio sistema internet, in aggiunta al fatto che io sono un semianalfabeta elettronico, e cercherò di concludere rapidamente. Stavo parlando di casi di fronte alla Corte Interamericana dei Diritti Umani che riguardano avvocati, un'altra categoria a rischio di difensori dei diritti umani è quella dei giornalisti. Caso Carvajal contro Colombia, sentenza del 2018, uccisione arbitraria di un giornalista, oltre ad altre violazioni dei diritti umani. Caso Bedoya Lima contro Colombia, tortura e stupro di una giornalista. È stato valutato che tra le gravi violazioni dei diritti umani ci sono anche delle differenze di genere. Gli uomini sono maggiormente vittime di uccisione e sparizione forzata e le donne sono maggiormente vittime di torture, violenze sessuali e minacce ai familiari. Volevo richiamare anche un rapporto della Commissione Interamericana dei Diritti Umani del 2019 sulla situazione dei difensori dei diritti umani e degli attivisti sociali in Colombia, dove si dice che anche dopo la firma degli accordi di pace sono purtroppo in aumento le forme di minacce e violenze contro i difensori dei diritti umani, soprattutto se tutelano gruppi emarginati come gli indigeni e gli afroamericani. Se nel 2017 abbiamo avuto l'anno con il minore tasso di omicidi in Colombia, però nel 2018 e nel 2019 gli omicidi a danno dei difensori dei diritti umani sono aumentati del 13%. Quindi la situazione è ancora molto grave. C'è qualche passo in avanti, ad esempio delle direttive emanate dalla Procura Generale della Colombia su come meglio svolgere e coordinare le indagini contro i difensori dei diritti umani, però questo rapporto segnala che il vecchio schema a danno dei difensori dei diritti umani è quasi strutturale e persiste. Quindi si comincia con volantini che stigmatizzano i difensori come vandali, guerriglieri o terroristi, si prosegue con altre forme come l'uso indebito del processo penale, con arresti, detenzioni, con false accuse di appartenenza a gruppi armati, si continua con una impunità di fatto garantita ai responsabili e si va a finire con torture, sparizioni forzate ed omicidi. Quindi questo rapporto della Commissione Interamericana segnala 5 obblighi dello Stato che tuttora non sono osservati: assicurare l'esistenza di condizioni in cui i difensori dei diritti umani possano svolgere liberamente la loro attività,
eliminare gli ostacoli che si presentano al loro lavoro, prevenire e sanzionare la loro criminalizzazione, proteggere le persone a rischio e indagare, accertare in giudizio e sanzionare i reati commessi nei loro confronti. Che cosa può fare di concreto la categoria degli avvocati in altri paesi come l'Italia? Ma direi che sia l'avvocato Caia che l'avvocato Audisio hanno accennato a misure che potrebbero essere efficaci. Favorire l'asilo degli avvocati si qualificano come persone perseguitate per la loro opinione politica di difensori di diritti umani, quindi avrebbero diritto all'asilo in paesi come l'Italia, e poi anche presentare questi amicus curiae. In Italia non abbiamo questa tradizione, ma in America Latina sì, anche di fronte alla Corte Interamericana dei Diritti Umani, quindi presentare delle memorie in appoggio alla loro posizione nei casi in cui sono coinvolti. Spesso la Corte Interamericana legge queste memorie aggiuntive, dà loro seguito, e quindi avere un interessamento anche dall'estero può essere una forma efficace di appoggio alla loro posizione. Mi scuso ancora per l'interruzione e vi ringrazio. Grazie a lei, professore, per il prezioso e puntuale intervento e per queste indicazioni anche pratiche per la categoria forense. E devo dire che in effetti l'amicus curiae è molto, molto, è molto importante e può fare la differenza in un processo, e certamente anche facilitare o comunque anche non facilitare, ma rendere accessibile il diritto d'asilo a persone che sono in estremo pericolo, come giustamente fa l'Osservatorio Internazionale degli Avvocati in Pericolo e anche i programmi internazionali che ha citato il dottor Martone. Ora vi manderò un video di una testimonianza diretta che ha raccolto il Consiglio Nazionale Forense. Vorrei solo tranquillizzare il professor Scovazzi, perché nel frattempo anche il collegamento YouTube del CNF addirittura è saltato tutto, quindi diciamo che è un webinar un po' sfortunato, ma comunque siamo andati avanti bene. Sì, no, va benissimo. Allora, adesso dovreste vederlo, fatemi sapere se... En Colombia, nuestro sistema judicial, hay que decirlo, no es independiente como uno esperaría. Hay jueces muy buenos, valientes, que se atreven a judicializar, que se atreven a dictar sentencias condenatorias por violaciones a derechos humanos, pero en ese proceso pues son criminalizados también, o son perseguidos, o los excluyen de la judicatura. Los fiscales, también hay fiscales que se atreven a luchar contra la impunidad. Pero hay órdenes desde el fiscal general donde en muchos casos pues condiciona el actuar del fiscal, no lo deja ser imparcial o independiente porque hay directrices. Casi que nuestro sistema judicial se basa en cifras. Entonces un juez tiene que dictar tantas sentencias condenatorias en un mes, tantas sentencias absolutorias, tantas medidas de aseguramiento, tantas libertades, y eso es complejo porque no permite que dé la, digamos, que sea independiente y que tome decisiones conforme a derecho. En Colombia, ser abogado y defensor de derechos humanos es sinónimo de guerrilla y de terrorismo. Si hablamos de defensores de derechos humanos como tal, en Colombia están asesinando uno cada dos días. O sea, estamos hablando de casi 250 al año, más o menos, diría yo. Pero no todos son abogados, hay que decirlo. Porque en Colombia hay más o menos 350 mil abogados, más o menos a 400 mil, pero de todos esos no son defensores de derechos humanos. Los abogados que defienden los derechos humanos son alrededor de 50, no hay más. El resto de defensores de derechos humanos son campesinos, son sindicalistas,
son estudiantes, son trabajadores, son obreros, hombres y mujeres que pues defienden los derechos de sus comunidades. Yo soy una persona de un barrio humilde en Colombia, de digamos una familia de estrato baja, que pues tuvo la oportunidad de entrar a la universidad pública a estudiar derecho. Si no, no hubiera sido posible que hubiese sido abogado, porque en Colombia estudiar cuesta económicamente mucho, y por lo general hay muchas universidades privadas y no públicas. Hay públicas, son pocas, y es muy difícil ingresar con la educación media que le dan a uno. Entonces, pues tuve la oportunidad, al apoyo de mi mamá, de mi papá, y pude entrar a estudiar derecho como una decisión de poder ayudar a la gente. Conocí a dos buenos abogados en Colombia, Leonardo Jaimes y Gloria Silva, quienes son como mis maestros, quienes me formaron como abogado, y pues en la rama del derecho penal, y utilizando el derecho precisamente para ayudar a las víctimas del terrorismo de Estado en Colombia, a los presos políticos, porque esas fueron como las dos primeras partes de mi trabajo: defensas penales de presos políticos y representación de víctimas de crímenes de Estado, víctimas de desaparición forzada, desplazamiento forzado, tortura, los falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales. Así fue que empecé, y ya con el tiempo pues comenzamos, viendo las necesidades de las comunidades, comenzamos a trabajar temas ambientales. Entonces, acciones en contra de multinacionales como Coca-Cola, Nestlé, y bueno, y podríamos nombrar otras, ConocoPhillips, que es una canadiense, en zonas donde quieren hacer fracking, en zonas donde quieren sacar carbón, petróleo, oro, coltán, que afectan las comunidades. Entonces, en la medida que denunciábamos la captura de campesinos en zonas donde habían intereses mineros y el asesinato de los mismos, pues, por parte de la fuerza pública y de los paramilitares, fue que comenzamos a tener riesgos en nuestro trabajo. En Colombia, uno de los orígenes del conflicto es el tema del acceso a la tierra. Cuando se trabaja en casos de tierras o se trabaja con campesinos en zonas donde hay muchos intereses políticos, económicos, pues afectan esas estructuras políticas y económicas. Y es donde se denuncia el relacionamiento de la fuerza pública con los paramilitares, de los políticos con los paramilitares, de la financiación de las multinacionales a los paramilitares, a la fuerza pública. Y precisamente lo que se busca es eso, ¿no? Judicializar, desplazar. Pero digamos que dentro de todo eso, lo que uno observa en el tema de la tierra y en zonas de alto conflicto es que el conflicto en sí por la tierra y por los territorios es por intereses económicos. Nosotros, como equipo jurídico Pueblos, cuando, digamos, muchas de las amenazas que nosotros tenemos es por precisamente de la fuerza pública que está en los territorios donde los campesinos están recuperando sus tierras. Entonces, esto fue en 2013. Estábamos en un retorno de una comunidad que fue desplazada por el ejército, por un miembro del ejército que se apropió las tierras, sembró palma, pero también habían intereses de hierro y de coltán. Entonces, dentro de ese proceso de recuperación, como no nos salíamos, como estábamos allí defendiendo a la gente desde lo jurídico y desde el acompañamiento político, pues recurrieron al paramilitarismo para que atentaran contra nosotros y poder sacarnos. En Colombia no todos los abogados son perseguidos, hay que decirlo. Si bien hay muchos abogados, son pocos los abogados que defienden los derechos humanos. Y los abogados que somos perseguidos por el Estado y por sus fuerzas legales e ilegales, lo hacen es precisamente por nuestro trabajo. Pues nos amenazan, nos persiguen, nos interceptan nuestros teléfonos, atentan contra nuestras vidas, contra los de nuestros familiares. La política del gobierno colombiano hacia Europa y hacia el resto de países del mundo es que en Colombia cambiaron las cosas, pero en la realidad no cambió absolutamente nada. El acuerdo de paz fue bueno, sí, para el Estado, no para las víctimas, no para los campesinos, no para los defensores de derechos humanos. Por el contrario, con el acuerdo de paz se hicieron reformas legales que no se habían podido hacer en 15, 20 años, y que hoy en día están afectando a las víctimas y a las comunidades. 21 de noviembre hubo una movilización nacional en Colombia, millones de colombianos se movilizaron para exigir garantías a la vida, paro general, como lo que está pasando en estos momentos en Chile, como lo que está pasando en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, donde el pueblo está reclamando derechos. Y estamos en un momento donde siempre hemos dicho
Estamos en un momento muy difícil, pero lo que viene va a ser peor porque se están haciendo reformas legales para legitimar un modelo represivo. Van a haber más violaciones a derechos humanos, van a haber más presos políticos, van a haber más asesinados, que es lo que está pasando. Estamos hablando de alrededor de 800, casi a 900 líderes populares o luchadores populares asesinados en Colombia, que son defensores de derechos humanos. Para nosotros ha sido fundamental el apoyo de la comunidad internacional, digamos, de los abogados, de las organizaciones de derechos humanos en Europa, en Argentina, en Canadá, en las diferentes partes del planeta. Paola, grazie. Allora, se posso prendere le redini di questo nostro incontro, ringrazio gli uffici della formazione che ci hanno consentito di sforare un pochettino gli orari. Grazie a tutti voi che siete rimasti collegati sino ad ora. Ancora grazie ai relatori, ce l'abbiamo già detto. Speriamo di poter riprendere questi temi. Sono molto delicati, anche quest'ultima intervista ci dimostra come vale la pena di fare delle riflessioni anche sui temi difensori dei diritti umani e/o avvocati, perché è un tema non da poco anche questo, dal punto di vista delle attività, dal punto di vista delle protezioni e ad altro. Vale la pena di riflettere su quello che sono, l'abbiamo detto all'inizio, gli aspetti culturali che stanno dietro a queste difficoltà e alle differenze tra i vari paesi. Sempre alla luce di quello che è la nostra formazione di avvocati, noi siamo e rimaniamo avvocati, dobbiamo muoverci in relazione agli accordi, alle convenzioni, alla normativa, e il professor Scovazzi ci ha inquadrato bene questa tematica. Ringrazio ancora tutti, vedo Nadia Germanà che è rimasta con noi, grazie Nadia anche a te della tua partecipazione. Ho sentito tutto, ho seguito tutto. E niente, allora speriamo di rimanere in contatto per un prossimo evento. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Ciao, grazie.